Brevemente una storia d'amore ambientata ai tempi delle leggi razziali e ha come obiettivo principale quello di mettere a confronto due punti di vista differenti che sono quello di una ragazza che è ebrea, Sarah Browner, e un ragazzo che è Primo Donati. E poi ovviamente tutta l'intera vicenda si sviluppa intrecciando anche le storie di personaggi secondari e toccando vari temi che riguardano anche la nostra terra, la Calabria, quindi temi come il brigantaggio, ed è ambientato anche in un luogo in realtà storico molto importante che è il campo di internamento di Ferramonti a Tarsia, in provincia di Cosenza. Ok, cosa l'ha ispirata, diciamo, nella stesura del testo? Io volevo scrivere una storia che parlasse di persone da sempre etichettate come diverse e a un certo punto ho cercato di ambientarlo nel luogo in cui sono nata e cresciuta perché ci sono spesso storie che riguardano altri posti, ma mai una che insomma sia stata ambientata qui nella nostra terra. Quindi ho cercato di indagare, scoprendo l'esistenza, a mio avviso. È stata una scoperta in realtà incredibile perché nei libri di storia del campo di internamento di Ferramonti se ne parla in realtà in maniera molto marginale e quindi insomma ho cercato di approfondire la storia di questo contesto, come si è evoluta nel tempo, insomma, e quindi questo. Il libro ha ricevuto anche dei riconoscimenti Per il quest'estate. momento no, perché è uscito ad ottobre, ci sono delle cose in ballo, vedremo come andrà. Ok, grazie.